Ciao a tutti ed eccoci qua con un nuovo video su eFootball 2024 e oggi siamo qua con un video un po' particolare. L'ho già fatto questo tipo di video, praticamente vi vado a proporre un modulo che mi ha richiesto un mio abbonato, che mi ha chiesto di fargli su delle sue specifiche richieste un modulo e mi ha detto di sua spontanea volontà di portarlo tranquillamente sul canale e condividerlo con tutti voi. Quindi io ringrazio appunto Francesco Napoletano e spero che alcuni di voi, se si troveranno bene in questo modulo, anche sotto qui nei commenti, magari lo ringraziano perché poteva benissimo, diciamo, tenerselo per sé e non dirmi di, diciamo, condividerlo con tutti voi qua su YouTube, ma lui non ha detto che non c'era nessun problema, è stato proprio lui a dirmi: tranquillo, se vuoi farci un video, faccio un video. E lo ringrazio davvero, davvero tanto. Grazie a Francesco Napoletano. Detto questo, ragazzi, prima di iniziare ad andare a vedere la squadra, andarla a provare direttamente in Divisione 1, come sapete ci sono riuscito ad arrivare, ma questo giro è stato molto più semplice anche perché non l'ho puntata, mi è arrivata, possiamo dire. Quindi, secondo me, non so cosa è successo, ma sicuramente era più facile arrivarci delle altre volte, ve lo posso assicurare. E vi voglio ricordare prima di iniziare appunto che in descrizione del video trovate il link al mio gruppo Telegram che è libero a tutti quanti, anche ai non abbonati, quindi a qualsiasi persona, sperando comunque che sia iscritto almeno. Grazie. E poi dopo trovate il link alla mia pagina di Instagram. E dopo le ferie che farò ad agosto, cercherò di essere un po' più attivo anche su Instagram, mi impegnerò un po' di più, ci proverò, almeno metterò lì anche tutte le copertine, metterò magari qualche video anche tipo shorts, tipo modo YouTube anche lì, insomma voglio vedere se magari così si iscrivono anche un po' di più anche su Instagram, anche se la piattaforma, diciamo, dove metto più roba rimarrà sempre YouTube. Allora, cos'altra cosa mi è rimasto di dire? Ah, per iscrivervi, ragazzi, trovate il link sempre in descrizione al video. Mi ero un attimo perso, scusate. E mi ero un attimo perso perché stavo già guardando che, a proposito di abbonamenti, ho visto che tanti hanno passato il primo mese e c'è anche chi si è riabbonato. Quindi io ringrazio davvero tanto tutti i miei abbonati. E i primi che si stanno anche riabbonando, perché vuol dire che comunque qualcosa di buono porto, perché se si sono riabbonati vuol dire che sono rimasti contenti. Vi ringrazio tanto, tanto, tanto. Comunque vado a ringraziare e salutare tutti i miei abbonati. Saluto e ringrazio Cristiano Biselli, Ale Slaps, Pietro Gioia, Daniele Panza, Pietro Antonini, Jerry 92, Martin Puntar, Alessandro James Graffiedi, Marco Varra, Francesco Napoletano, che è proprio questo che mi ha richiesto questo modulo qua, Capa di Chezze, Gabriele Lorenzetto, Gianluca Milani, Gianluca Pitt, Gianmarco Terzulli, Michele Cavallo e Andrea Felicioli. Allora, ragazzi, per tutti quelli che ho creato un modulo la scorsa settimana, scusate, ne ho creato ben 4x4, diciamo, iscritti. Tra intermedio e Magic Plus e Magic Intermedio, tutti quelli che mi hanno detto porta pure il modulo, tranquilli che porterò anche il vostro, però sto andando, diciamo, in fila a chi me l'ha chiesto prima, con cui ci ho lavorato, man mano li riporterò. A chi mi ha detto di portarlo, chi mi ha chiesto che rimanga suo personale, tranquilli che non lo pubblicherò mai. Ok? Bon, detto questo, ragazzi, possiamo andare praticamente a spiegare il modulo. Allora, vi spiego. Mi ha contattato Francesco Napoletano dicendomi che ha fatto il Magic Intermedio, quindi l'ho ringraziato. Poi dopo mi ha detto: ti accenno quello che vorrei. Perfetto. Mi ha detto: vorrei, se possibile, un modulo 4-2-3-1 con tre trequartisti che funzioni sia in possesso palla che contropiede veloce. E mi ha detto: tanto per darti un'idea, comunque ho Totti, Del Piero e Baggio, diciamo quel trio che vedete lì davanti, comunque i due trequartisti e la punta che vedete a schermo. Me l'ha detto perché ho pensato che comunque volevo utilizzarli. Non sono partito da quel punto lì, ma sono partito dal punto di creare un modulo con tre trequartisti in maniera che possa funzionare switchando senza cambiare interpreti da possesso palla a contropiede veloce. E alla fine sono però senza volere, diciamo, non è che era un mio obiettivo inserire tutti e tre i giocatori, ma alla fine sono riuscito a inserire tutti e tre, comunque Totti, Baggio e Del Piero. Ma è stato un caso, vi devo dire la verità. Anche perché inizialmente, come attaccante di rientro, stavo utilizzando Messi, come
trequartista, regista creativo, stavo usando Baggio. Poi dopo ho pensato che se andavo a mettere Baggio come punta e Del Piero come trequartista, alla fine li potevo utilizzare tutti e tre. E quindi eccoci qua. Allora, prima di iniziare, cioè scusate, per iniziare partiamo dall'allenatore. Possesso palla contropiede veloce, ma aveva detto che lui aveva già acquistato appunto Scaloni e quindi gli ho detto useremo sicuramente Scaloni, partendo con la primaria in possesso palla. Dopo lui mi ha ricontattato e mi ha chiesto: ma posso iniziare con la primaria in contropiede veloce? Certo che sì, dopo sei tu che dovrai, caro Francesco, dovrai praticamente vedere se ti trovi meglio iniziare con la primaria, iniziare con contropiede veloce e andare in possesso. Secondo me, come la vedo io, ma non è non sono la bocca della verità di eFootball, ci mancherebbe, io partirò sempre prima con possesso palla per vedere un po' come gioca il mio avversario e poi al massimo se mi serve vado in contropiede veloce, perché il contropiede veloce comunque la squadra attacca molto di più, si alza molto di più ed è più facile prendere delle imbucate. Se vedo che c'è un avversario che è molto bravo nelle ripartenze ed è molto bravo davanti e fa paura, col contropiede veloce c'è da stare un po' più attenti. Col possesso palla sono sempre tra le due, nonostante siamo entrambi con difesa alta, sono un po' più coperto ed è per questo che io comunque la primaria l'avevo fatta in possesso palla. Ma vi faccio vedere che basta switchare in tattica secondaria e non cambia assolutamente niente come interpreti giocatori e neanche il modulo rimane uguale, proprio come mi aveva chiesto lui. Ragazzi, questo modulo gira molto bene, chiaramente bisogna avere pazienza, non bisogna sempre correre, non bisogna avere il tasto sempre sulla corsa. Bisogna guardare molto il radar, ma vi dico che c'è un giro palla incredibile. So cosa state pensando alcuni di voi, ma come punta avrei messo un opportunista perché è l'unico giocatore che si inserisce. E subito l'avevo fatto, ragazzi. Però, mettendo attaccante rientro col giocatore chiave che si inserisce al suo posto, fa questo scambio che può aprire molte difese, soprattutto le difese a tre. Soprattutto con un Cruyff che è veramente devastante, ragazzi. Quel giocatore qua, quando si inserisce davanti alla porta, è veramente pericoloso. Perché dico difesa 3? Perché andando in contropiede veloce, ho detto appunto anche a Francesco che forse per essere al meglio è meglio mettere un rapace d'aria. Infatti, io mi porto dietro sempre un rapace d'aria con questo modulo, in maniera che se vedo che faccio fatica con contropiede veloce a inserirmi, non metto un opportunista perché si stacca troppo dalla squadra, ma vado a mettere un rapace d'aria che mi viene un po' incontro, ma comunque si inserisce. E mettendo lui in contropiede veloce, la squadra gira molto meglio in attacco. Invece, con il possesso palla, preferisco gli attaccanti di rientro. Allora mi porto due attaccanti di rientro perché parto col possesso palla. Se voglio, vado in contropiede con Romario. Se devo ritornare in possesso palla, inserisco Messi, in maniera che posso switchare da uno all'altro sempre con la punta. E potrebbe anche utilizzare un attaccante di rientro con il contropiede veloce, però sono proprio convinto che ci manca qualcosa. Con il rapace va a completare al 100% proprio l'attacco in maniera perfetta. E quindi l'unica pecca è che gli ho dovuto inserire per forza questo cambio, a meno che non si trovi bene con l'attaccante di rientro e il contropiede veloce, ma ne dubito. Provate anche voi se volete, poi mi saprete dire sotto nei commenti. Allora, direi di partire con la spiegazione del modulo. Possesso palla, contropiede veloce, chiaramente portiere offensivo. Io sapete che ho Dida e continuo a utilizzare lui. Terzino destro difensivo. Per andarci un po' a richiudere, perché dalla parte sinistra, il terzino sinistro deve essere offensivo, veramente utile. Perché? Perché questo modulo, ragazzi, è molto centrato al centro, diciamo, del campo, perché con tre trequartisti è vero che Del Piero, dopo lo andremo a vedere, si allargherà. Differenza invece di Totti che sarà un po' a tutto campo centrale perché potrebbe andare di qua, potrebbe tagliare dall'altra parte, ce la potremmo trovare come punta, ma questo è il nuovo classico 10 che molti capisco che fanno fatica a capire i movimenti perché è veramente un giocatore jolly che fa un po' tutto e praticamente questo terzino sinistro è molto utile perché essendo molto centrale, se troviamo un modulo con tre mediani, due mediani collanti, faremo un po' fatica a passare e quindi avremo bisogno di uno sfogo. Lo sfogo sarà lui, il terzino sinistro, perché lui mi ha detto che gioca dalla sinistra come me e quindi gli ho messo il terzino sinistro offensivo in maniera che se deve e non si trova praticamente con il giro palla, non riesce a inserirsi, non riesce a trovare uno sbocco, sarà lui a qua appena arriva, aspettiamo l'inserimento e gli diamo palla. Poi lì si potrebbe o centrare o fare 1-2 con Totti o
crossarla direttamente in mezzo, cosa che con i giocatori che adesso abbiamo in campo, crossare, sapete che non crosso tanto, non è il massimo. Piuttosto cerco di fare uno o due con Totti o l'inserimento di Cruyff che potrebbe venirci a dare una mano, perché Cruyff nel momento in cui Totti lui va nei punti più precisi, diciamo, per ricevere il pallone, perché lui si inserisce il classico 10, ma soltanto se trova l'opportunità, lui invece al contrario si inserirà sempre, soprattutto con un attaccante che lui verrà in basso. Ok? Quindi lui è fondamentale. Non mettete due terzini difensivi, perché se trovate assolutamente uno che vi blocca con due mediani collanti, diciamo la manovra centrale, siete fregati. Ve lo dico proprio. Poi, incontrista difensore centrale e sviluppo, ormai sapete che è una coppia che io, a meno che non ci sia un modulo particolare che voglio che il difensore vada in attacco, sono sempre la coppia che preferisco. E quindi è una coppia che secondo me va sempre, funziona sempre, bene o male, ve l'ho detto, con quasi quasi tutti gli stili di gioco. Però quando abbiamo un incontrista davanti devo per forza andare a mettere un collante, perché lui è offensivo, lui magari esce, viene saltato e capite bene che rimaniamo in due. Allora ci sarà lui che coprirà il suo posto, anche perché al collante andremo a mettere delle istruzioni individuali, che è l'unico giocatore con istruzioni individuali in questo modulo. Ci mettiamo difensivo perché non voglio assolutamente che va di su nella manovra d'attacco, e linea bassa quando perdiamo palla, in maniera che viene a ricoprire appunto il buco lasciato o da Davids o probabilmente anche potrebbe succedere di Ambrosini, ma soprattutto di Davide, perché se perdiamo palla in attacco dove lui era già su, questo lato diventerà un po' precario. Quindi se attaccheranno di qua in contropiede, ci sarà lui che gli andrà incontro e lui che prenderà il suo posto. Quindi torniamo sempre, diciamo, in equilibrio, aspettando che poi dopo lui torni a darci una mano. E poi abbiamo un mediano tra le linee. Ragazzi, che preferisco avere comunque un tra le linee completo, che sia comunque delle statistiche buone in difesa, che non sia troppo lento, che si abbia delle buone abilità di passaggio soprattutto, e poi che magari se gli capita anche di essere sotto porta, magari possa anche segnare. Qua di finalizzazione ce ne manca un pochino, però preferisco uno che abbia un po' tutte, diciamo, le statistiche abbastanza buone, piuttosto che uno concentrato magari solo sulla finalizzazione e passaggi. Poi lui c'è sempre questo passaggio calcolato, ragazzi, che per me è devastante e si vede la differenza. Quando si riceve palla da un passaggio di Jorginho, lo stop è sempre perfetto, ragazzi. Poi abbiamo i tre trequartisti come mi ha chiesto lui. E praticamente gli sono andato a inserire tre stili completamente diversi. Ma non sono messi a caso, ragazzi. Non è che adesso allora mettiamo Totti da questa parte perché Del Piero c'è il tiro giro di meglio. No, ragazzi, deve stare di qua. Il classico 10 deve stare sulla sinistra, leggermente avanzato rispetto a quello centrale. I due esterni sono leggermente più alti, ma c'è sempre un motivo. E praticamente qua dove c'è l'offensivo voglio un giocatore che si possa inserire dove possa servire, che si va a mettere in appoggio a servire il terzino sinistro, visto che qua abbiamo un collante e non è un tra le linee che gli va a dare più di tanto una mano poi in difensivo, quindi voglio uno che lo va a seguire. Il classico 10 è l'unico giocatore in questo ruolo che può andare in appoggio, si può inserire se serve, si può lasciare all'esterno dell'area se vede che c'è libero il tiro, insomma è un giocatore abbastanza intelligente. Quindi ho pensato che per dialogare con un terzino sinistro offensivo il migliore fosse il classico 10. In mezzo, invece, leggermente più basso, ho messo un giocatore chiave. Leggermente più basso perché mi sembra, ma non ci metto la mano sul fuoco, che mettendolo un po' più basso va meno in fuorigioco. Quando ce l'avevo come gli altri, spesso e volentieri mi andava più in fuorigioco, perché quando lui si abbassava, lui si inseriva, se con ignoranza si inserisce il giocatore chiave e andava in fuorigioco. Da quando l'ho abbassato un pochino, e magari se vedete che ci va ancora, l'ho abbassata ancora un po', ma così mi sembrava già dalle prove che andava bene. Diciamo che abbiamo il tempo per dargli palla che si inserisce senza guardia in fuorigioco, ok? Dall'altra parte, comunque, lui è un giocatore chiave che, se anche lui si va a inserire dove serve, dare una mano alla punta, ma soprattutto se lui scende, lui proprio senza neanche pensarci, neanche guardando il pallone, lui praticamente si inserisce. Dobbiamo stare attenti noi a dargli la palla nel momento giusto. Poi
Poi da questa parte invece ho messo un regista creativo. Perché un regista creativo? Da questa parte non abbiamo un giocatore che ci aiuta sulla fascia, perché sennò diventa troppo squilibrata. Sapete che io cerco sempre di fare dei moduli equilibrati, sia in difesa che centrocampo che attacco. E questo regista creativo cosa fa? Spesso e volentieri intanto può tornare e quindi può venire ad aiutare qua indietro. Poi qua c'è un tra le linee che praticamente dialoga tra questa linea, cioè quindi da dove c'è il terzino e dove c'è Del Piero, quindi lui riesce a fare degli 1-2 intelligenti con lui, e dopo lui tanto va, andrà tanto in larghezza, cioè si allargherà spesso. E questo cosa succede? Perché preferisco un destro e ho messo Del Piero? Perché se faccio dialogare il mediano con Del Piero, il mediano poi salirà, soprattutto se facciamo L1X, tranquilli se qua lascio il buco, perché se perdiamo palla comunque c'è l'incontrista che viene a coprire, e in caso che c'è un problema sarà lui a chiudere, o sarà direttamente Rijkaard a venire a chiudere, quindi siete sempre coperti, perché vado a pensare sempre a tutto, non lascio mai niente lasciato al caso. Quando lui si allarga per andare o crossare, chiaramente teso basso in mezzo per Baggio, perché alto è meglio mettersi un altro attaccante di rientro, oppure anche una diagonale tesa bassa fuori per cui lui arriverà. Dall'altra parte invece potremmo avere anche Totti, che si potrebbe andare a inserire se trova l'occasione e trova il buco sul secondo palo. Se noi perdiamo palla in questo caso, ci sarà Jorginho che comunque andrà ad alzarsi e cercare di andarlo a prendere. Chiaramente non è un incontrista, quindi potrebbe anche sbagliare o trovarsi un attimo fuori posizione, ma tranquilli perché c'è in larghezza Costa Curta che comunque tratterrà la manovra avversaria, perché è un terzino difensivo, e Ambrosini prenderà il suo posto. E ripeto, c'è sempre il collante che va a coprire il suo buco in caso che ce lo lasci. Quindi rimane solo da parlare della punta, che è l'attaccante di rientro. Sapete già che io lo adoro. Viene giù per lasciare lo spazio di inserimento, che si può inserire, ragazzi, in questo caso Totti da questo lato se trova il buco. Cruyff perché si inserisce con veramente ignoranza, e tante volte anche Del Piero dal lato dell'area piccola si va a inserire, poi dopo magari si va a centrare solo all'ultimo, diciamo se trova proprio lo spazio. È quello che si inserisce meno, ragazzi, però a volte capita di trovare anche Del Piero a inserirsi. Bene, ragazzi, io direi che ho spiegato tutto. Andiamo nella secondaria, che come istruzioni individuali rimangono uguali. Difensivo e linea bassa al mediano collante, rimane uguale tutti i movimenti che vi ho spiegato. Non è difficile quindi da capire come si muovono. Uguale a prima, solo molto più veloce e sale molto di più il giocatore tra le linee. Sale molto di più Ambrosini nell'attacco, ma questo è il contropiede veloce che fa fare questo, cioè è un pressing molto più spinto, quindi la difesa sarà ancora più alta, è più facile prendere gol, sì, ma quando ripartiamo a una velocità molto più veloce, e l'avversario fa fatica magari a diciamo difendersi, perché grazie al movimento di questi tre, che insieme, ragazzi, fanno dei movimenti eccezionali, soprattutto il contropiede veloce, ve lo posso assicurare, con i rapaci d'aria vanno a creare un attacco con questi tre trequartisti, diciamo, e questo spesso e volentieri ci troviamo anche con tre attaccanti, perché si può inserire Totti, si può inserire Cruyff, oppure Totti rimane indietro ma si inserisce lui che va a fare come un ESA, cioè veramente ci troviamo sempre con più attaccanti in area. Chiaramente lui sempre difensivo in linea bassa, perché un motivo in più, perché in contropiede veloce ci sarà bisogno, anzi ce ne sarebbe bisogno di due, ma non li abbiamo, nel senso che contropiede veloce, ragazzi, è molto molto pericoloso con questo modulo. Però serve, perché se dobbiamo recuperare il risultato, oppure siamo 1-0 ma ci manca sempre un pelino per andare sul 2. Allora proviamo a metterla anche con l'attaccante di rientro in contropiede veloce per 5-6 minuti. Se facciamo il secondo gol, torniamo in possesso palla e poi iniziamo a perdere un po' di tempo con, non dico di fare melina, ma con un buon possesso, così passa un po' il tempo e se lui ci pressa, ragazzi, cerchiamo di punirlo per andare a chiudere la partita sul 3-0. Ok? Bene, ragazzi, io direi che ho spiegato tutto. Io parto comunque in possesso palla, l'ho detto anche a Francesco Napoletano, che secondo me è meglio, però lui può tranquillamente partire, si trova meglio con contropiede veloce, lo potete fare tutti voi. Sostituzioni, a parte Romario che non c'è, il resto, attaccante di rientro, in classico 10, giocatore chiave, un tra le linee. E un regista creativo, che qua l'ho messo Mancini in caso che mi serve rispetto a Del Piero,
e Rodri, Kimmich tra le linee, Collante, terzino offensivo, insomma tutti i ruoli per andare a sostituire se ce n'è bisogno. Ragazzi, poi mi sono accorto che con questo modulo, ricreandolo, si può andare a fare anche una sorta. Io, con i giocatori che ho, se metto anche Welsh, non ho un Roberto Carlos, se no potrei fare una full epica. Non lo sapevo, però non l'andrò a fare perché di Welsh io preferisco comunque Jorginho. Come difensori va benissimo, anche questi due sono molto bassini perché 1,81, 1,82, però hanno salto 91 e colpo di testa. L'unica cosa che andrò a fare su eFootball è cambiare Ambrosini. Voi direte: ma sei un pazzo? Sì, perché vado a mettere Araujo se c'è Haaland contro. Perché ragazzi, trovate che c'ho Haaland, l'unico giocatore che lo riesce ad andare a prendere è Araujo. Perché quando rinvia il portiere all'attaccante, sarà l'incontrista ad andarlo a marcare, perché l'incontrista va in fuori, quindi andrà lui a prendere il rapace d'aria. E anche se qua vado a mettere un giocatore alto di sviluppo, sarà sempre Ambrosini andare addosso, quindi ci vuole un incontrista alto, solo quando c'è Haaland. Perché con tutti gli altri ragazzi, anche Ronaldo, riesco anche a prenderla con Ambrosini, se riusciamo a anticipare al momento giusto. Con Haaland non c'è, è impossibile, le prende tutte lui. Quindi solo in caso che c'è lui in attacco vado a metterla a Araujo. Se no posso lasciarla anche così, perché comunque hanno elevazione molto alta, colpo di testa molto alto, quindi va bene. Niente ragazzi. Andiamo a provarlo quindi in prima divisione. Questo è il modulo che ho ricreato sulla richiesta di Francesco Napoletano. Spero che lui si stia trovando bene. Mi deve ancora rispondere se lo sta ancora provando, però io intanto gli faccio vedere come l'ho preparato e come lo utilizzo io. Chiaramente, ragazzi, tenete conto che non è il mio modulo. Sto giocando, parlando, chiacchierando, spiegandovi il modulo. Non è facile. Siamo in prima divisione. È probabile che possiamo anche andarla a perdere. Ok? Quindi non mi criticate se vado a perdere una partita. Perché può succedere, non sto qua a registrare finché la vinco e vi faccio vedere che vinco, non sono quella persona, se perdo, perdo, basta. La linea speriamo che vada molto bene, poi dopo ragazzi, quando è finita la partita vi devo dire due cose, ma comunque farò anche un post riguardo a quello, ma vi voglio dire due cose, quindi guardate il video fino alla fine, vi prego perché è molto importante. Allora, è lui in casa, quindi andiamo avanti. Mettiamo però le maglie nere, a lui gliele mettiamo di quel colorino qua. A parte che gliela possiamo anche lasciare, scusate, gliela possiamo anche lasciare di quel colore, direi che si vede bene rispetto al nero. Torie, dai, facciamo così. Sono belle quelle della Roma da vedere. Allora, ok, vediamo lui, gioca con Cristobal Bena, quindi contrattacco. Quindi col possesso palla siamo avvantaggiati noi perché ci lascia giocare, in teoria, se non dovrebbe pressare. Però c'è da stare attenti che quando perdiamo palla alti lui riparte e ci fa male. Quindi dobbiamo solo stare attenti a non perdere palla in certe cose. Ha un Gullit e un Makelele che sono davvero devastanti. In centrocampo sono tutte sue, porca miseria, ma va bene così. Quel Gullit lì è senza stile, il Makelele invece no. C'è quel Kimmich che è molto forte, Nick Williams che vola, Neymar Mappé, Neymar è senza un stile. Potremmo andare tranquillamente adesso, visto che comunque siamo con gente forte, a mettere una marcatura con il terzino destro, visto che lui è all'esterno, su Neymar. E visto che Neymar non ha grandi movimenti, sicuramente lo metteremo in difficoltà. Marcatore, terzino destro, Neymar anche nella secondaria, in caso che dobbiamo switchare. Poi Neymar adesso bene o male è bloccato, chiaramente quando noi andremo a difendere non prenderemo mai il nostro Costa Curta, perché Costa Curta seguirà Neymar, se noi lo spostiamo Neymar rimane libero ovviamente. Stiamo attenti con Mbappé che è un opportunista, quindi stiamo un attimo attenti, ma abbiamo il collante, non dovremmo avere tanti problemi. Un mattatore, ha fatto bene a mettere il mattatore perché Neymar senza stile rimane più o meno lì, non si inserisce, ci pensa João Cancelo, occhio al tiro a giro di Cancelo. Puyol, Makelele, due incontristi che uno dietro l'altro. Quello può essere uno svantaggio suo con il possesso palla. In teoria, non dovremmo andare in grande difficoltà. Occhio col Cruyff perché essendo in SP e non è in esterno, è attivo e si inserisce appena vede libero il buco da Mappé. Quello ci potrebbe fregare. Cruyff è quello che mi preoccupa tanto e magari quel Gullit senza stile rimane fisso fuori dall'area per tirare da fuori con un tiro sensazionale. Sono i due giocatori che mi preoccupano di più, è Cruyff e Gullit e Makelele. Il resto, ragazzi, abbastanza tranquillo. Vabbè, andiamo a giocare e vediamo. Ho fatto anche un'analisi un po' approfondita del nostro avversario oggi, però
Mi raccomando, fine partita devo fare un discorso di 2 minuti, 3 minuti, velocissimo, ma è importante. Farò anche un post a riguardo, però è importante, davvero, davvero importante, perché domani non uscirà nessun video, quindi vi devo spiegare il perché. Andiamo in difesa, ragazzi, siamo in classificata, in seconda divisione. Ma non è che io sono primo divisione, loro sono più forte, non ragionatela così, eh. Non prendete sotto gambe i giocatori di terza e di seconda. Ho sbagliato. Devo ancora sistemare il problema del drift, però vabbè. Intanto gli do delle botte. Ecco. Avevo detto paura di Gullit, perché senza stile, però è prorompente in campo quello lì. Quello lì anche senza stile funziona, è assurdo. Calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Sceglie di battere corto. Sapevo. Preferisce il retropassaggio. Ok. Ma perdono tempo, spingono subito verso Ragazzi, il dobbiamo fondo uscire. dell'area. Ad attaccare così si Andiamo rischia in sempre di equilibrata, perdere non ci tempo. schiacciamo. Perfetto, ho sbagliato lui. Dobbiamo. Allora, però siamo in possesso palla, ragazzi, quindi dobbiamo aspettare i giocatori. Dobbiamo farla girare, siamo in possesso. Questo quando faccio quei passaggi sbagliati qua, ragazzi, è il problema del pad, ma tranquilli, mi ci sto abituando un po'. Devo soltanto scuoterlo un po'. Nello spazio per Del Piero. Ecco Price. Deviazione Sapevo che non verso segnavo, ma l'esterno. speravo in una respinta verso Cruyff. Palla più Pazienza. interessante, non sfruttata a dovere. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. In ogni Allora, caso, per qua questa vediamo mossa di fare una risplende. roba del genere. Decide di giocarla Non ci è corta. venuto. Possibilità di Che con Gullit contropiede. sul calcio d'angolo non la prenderemo mai. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Jorginho gira in mezzo per Cruyff, 1-2, Totti. Occhio alla conclusione. Perfetto. Dybala Questi tre dietro, l'ho detto, sono devastanti. Fanno degli 1-2 e si è inserito perché avete visto che Baggio si era tolto e aveva lasciato lo spazio. un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Totti è un giocatore un po' macchinoso, palla al Palla piede, quel profonda. Totti qua, però quando calcia, Palla ragazzi, sul e retro. fa i passaggi è veramente devastante. Beh, quei passaggi Incontri. normali, ci sono dei migliori, però il tiro è Stringono il devastante. pallone Allora, quando vedete che Pizzi è lui uscito. con Makelele e Puyol subito Palla ci viene a interna. pressare. Se noi riusciamo a raggirarli, abbiamo il buco in difesa Salvataggio a due, suo, come anticipa vi il dicevo bersaglio. prima. Si è fatto trovare Occhio a pronto questi dietro inserimenti di con una Mbappé. scelta di tempo. Alza la palla in profondità per Questa cosa non Sterling. dovremmo mai farla con un modulo del genere, il lancio lungo l'ho fatto Lancio per lungo del portiere. respirare un po', ma era ovvio che perdevamo palle. Lui ragazzi adesso è in offensiva, quindi stiamo Lancio Jorginho. attenti, ma approfittiamone perché lui adesso ha la difesa Pizzi. alta, Sulla fine nonostante in del tempo. contrattacco, bene, un bel fraseggio, ancora Mbappé. tra le linee, si inserisce Totti, Ricevuta giocatore sotto chiave, porta. ancora tra le linee, gira di qua, Palla tra interna. le linee si può inserire, andiamo Palla su filtrata per Roberto Baggio. Baggio. Il giocatore chiave non si è inserito. Si doveva inserire un attimo di più. Pazienza, Prova a fare il punto da pazienza. solo, ma Non gli abbia lasciato tanto Mbappé spazio. manovra di più. Ancora, fraseggio, andiamo. Facciamo un bel passaggio. Totti, ancora. Beckenbauer. Beckenbauer, che nel Ecco il frattempo è saggio salito lungo. con l'1-2X. Marcatura asfissiante. State attenti a farle, però. Ok, si inserisce. Troppo, troppo. C'era Beckenbauer dietro che Ora con le aspettava. formazioni sta dominando Avete meglio visto e però il riesce a giro togliere palla che dalle si mani dei crea. giocatori. Ragazzi, vi ricordo che Timeout, ci io sarà non l'opzione gioco laterale. quasi mai in possesso palla ultimamente. Anzi, no, devo dire che ultimamente sto giocando molto in possesso palla perché sto creando moduli per gli abbonati in possesso palla. Preparatevi, perché sono devastanti, ragazzi. Moduli davvero Ci crede, bellissimi. attacca con la palla in Qua ci è profondità. andata bene, grazie ai Pizzi. riflessi di Dida, perché non poteva vedere il pallone. Era pieno di giocatori davanti a lui. È andata bene, è andata bene. E sarebbe Sempre stato invece marcatura meglio per uomo. la partita. Avversari bloccati a uno. Tutte ste finte, magari uno schema, Calcio magari d'angolo no. molto corto. Cruyff. Sapevo che la passava indietro, ma non così tanto, non Furta. pensavo. Occhio sempre alla palla Kimmich. Gullit, che quello è devastante. Interrompe Ok. un'azione che poteva diventare pericolosa.
Perfetto. Se lui al posto di Lembra mettesse un taglio al centro, al posto di Mappeo Rapace d'aria, io sarei veramente in pericolo con quell'attacco qua. E magari Gullit. Cosa avevo detto? Di stare attenti agli inserimenti di Cruyff. Questo è quando uno riesce a leggere bene una squadra avversaria. Ho detto, è l'unica cosa che mi preoccupa. Fino adesso ci ho preso. Sono gli unici giocatori che mi stanno dando fastidio. No, ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato io. Ultimo Sbagliato io. passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha Torniamo anche avuto indietro, ragazzi, non avete paura. Guardate sempre il radar, però, che siano palla. liberi. Ora non devono pensare al cronometro, devono restare Ho concentrati e preservare il sbagliato. gol di vantaggio. Non penso avesse Quando esagerato siete così, nelle ragazzi, critiche buttate pure su. precedenti, Fabio. Ho sbagliato. Vedete com'è bella chiusa la difesa. Da prendere rischi inutili in difesa. Gullit, che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo L'offensivo che dov'è? controlla con la Eccolo testa. qua. Lo stavamo utilizzando poco, infatti non riuscivamo a passare perché c'ha quelli Buona pressione. due. Cerca un nuovo C'ha un blocco corridoio. davanti alla difesa, tra l'altro con un'epica molto Kimmich. forte che è Makelele. Ma avete Prova visto che verticalità. adesso ho aspettato l'inserimento. Ci sarà un minuto di Eccolo qua, recupero. Prova a perfetto. verticare lo scatto sul fondo. Dovete aspettare Adesso sempre il gira bene, movimento dei è solo giocatori. pallone Proviamo a parato. crossare. Ragazzi, c'ho gol con Baggio, era epico. Può anche portare al gol. Fabio, questo è un errore Lui comunque frequente. resta sempre in offensiva perché se lo può permettere con contrattacco Esatto, perché la devi sfruttare difesa è questa bassa palla. alzandola un po', spinge, ma Prima del comunque guadagnatino con un solo passo da spinge Bellingham. fino a lì col contrattacco, anche se Incredibile. no con un attacco su. Negli Bene, ultimi ragazzi, io 45 minuti direi di praticamente non rimanere in hanno possesso palla perché il contropiede veloce col mostrato contrattacco spazi di buon ci andiamo calcio e sono solo riusciti a ad andare in creare vantaggio. problemi. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. E col possesso palla preferisco Solo una comunque squadra può l'attaccante permettersi di di essere rientro. l'arbitro che manda Il fuori rapace Lembra d'aria non che non nell'ultima vada bene, giornata, si può inserire di più. Però considerato il margine di io gol preferisco far conquistato girare da più Mappeo palla lì Rapace su davanti e quello di Vivace. tra virgolette perdere anche un po' di Inizio dei tempo, secondi piuttosto che 45. andare a inserirsi e magari Buona rischiare di giocata di perdere palla Mappeo Rapace. subito. Adesso ci si attende una gara più Perché aperta. cercare la Continuiamo profondità divertendo. spesso si può andare a perdere palla perché lui ci anticipa e può andare a ricreare, diciamo, Bertaglione. un contropiede. Rijkaard. Vedete, bel giro palla, qua c'è sempre l'offensivo, la possiamo ridare a Totti. Baggio, Una bella giocata nello spazio. Ora Cruyff, Compagni ci prova. ed è Gol! secondo Sbaglia. Due gol in più. È gol. partita Ragazzi, sempre che così. bel modulo, che bel modulo. Un Spero che si trovi capolavoro. bene Questo è anche tutto. Il gol con Francesco. cui ha controllato il pallone. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualche Sbagliato io, sorpresa di nel qua non tentativo è di colpa del pad, recuperare. sono io che sono stupido. Non ci badate, ogni tanto le Pirlo. faccio le stupidate, come se le faccio. Palla a Non Jorginho. avete idea. Roberto Baggio. Vedete che lui viene giù e aspetta Baggio in l'inserimento dispersione di per Cruyff che era là Vivace che davanti, ha cava preso il suo palla. posto. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Kimmich. Tipo il gol che abbiamo fatto adesso col posto in possesso palla Calcio deciso. non sarebbe mai stato se c'era la pace d'aria perché non avrebbe mai Rivista lasciato lo avversa spazio questa per azione di quell'inserimento di sbaglio molto Cruyff. pericolosa. Intercetta il pallone, lo Sono in colpisce, ma ci difensivo io. scala. No, mettiamo Giocata equilibrato difensiva perché richiama vedo che l'estensore. lui è su e un po' ci schiaccia. Credo che l'allenatore abbia E non chiesto va agli bene. attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase Ricordo che possesso offensiva. palla e È contropiede veloce, abbastanza voi dovete evidente la distanza in pressare. campo. Puntano tutto sul contropiede, Non con Lembra non riesce ignoranza, ad ma va improvvisare. pressato il giocatore avversario. L'obiettivo è riconquistare la palla e farla rientrare Grosso in errore, porta. mamma mia. Non mi ha Rientra dato in neanche il porta portiere in Lembra. manuale, ragazzi. L'avevo preso. No. Oh, ho Vantaggio sbagliato. regalo. Neymar! Stavo parlando, ragazzi, ho sbagliato tasto. Ecco, questo è quando succede che uno non gioca molto concentrato. Rijkaard. Proprio sbagliato tasto, colpa mia, non è il gioco, eh. Spettatori di 80.953 spettatori. Sapete che se sbaglio io Possibile ve lo deviazione dico, se è il segnata. gioco che mi fa delle Intenzione di stupidate. abbassare Vi il dico livello anche quello, dell'arbitro, ampiamente ovviamente. giustificata. È combattuta. Non l'ha presa, il tunnel. Cruyff. Il tunnel ad Roberto Baggio. Ambrosini. Che sfortuna quello. Jorginho. Potevamo anche subire un Jorginho. gol. No, sapevo già che Totti non è Lembra così tentava di veloce, ma. raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione.
boia. Va bene, va bene. Se riuscivo a passare, ragazzi, era fantastico. Ecco, in questo caso possiamo andare. Successo, si è ritirato, ragazzi. Si è ritirato. Non so il motivo per cui si è ritirato, ma si è ritirato. Niente, ragazzi, non ne vado a fare un'altra. Non ne vado a fare un'altra. Finiamo qua la partita. Allora, ragazzi, come vedete, questo è il modulo. Avete visto come gira. Riguardate bene i movimenti se volete tornare indietro nel video. E tutto quello che ho spiegato prima, io comunque l'ho visto, ricreato perfettamente. Devo dire che è un modulo che a me è piaciuto veramente tanto, nonostante non avrei mai pensato, perché a me piacciono molto anche gli esterni. Oppure avere dei terzini che spingono, comunque qualcuno sulla fascia deve sempre arrivare. Invece mi sono trovato molto bene. Ricordo anche che ho una linea adesso migliore, che tra l'altro adesso vi dico una cosa, e quindi si gioca anche meglio in possesso palla. Devo dire che la differenza la inizio a vedere. E non è vero chi dice che non serve per forza la connessione. Ragazzi, in questo gioco serve molta la connessione, purtroppo, perché già i server fanno un po' schifo, quindi aver messo una linea che ho praticamente 10 volte più veloce, migliore, a volte lagga ancora anche me con certi individui, però nonostante tutto per sua palla su 10, 7 le gioco bene. 3 capitano che sono quelle rare partite che si gioca male. Quindi anche i miei comunque risultati, uno perché gioco un po' di più, divisione 1 è vero che è più semplice, ma c'è una linea diversa migliore, ora l'ho sistemata, ho cambiato tipo di OG a di NAT, insomma. Totalmente un'altra cosa giocare così, ve lo posso assicurare. Comunque, la cosa che vi volevo dire che per tutto agosto avrò un problema per portarvi 4 video gratuiti. E quindi per tutto agosto, per chi è abbonato, ogni mercoledì uscirà il video da abbonati. Tranquilli, tranquilli. Li preparo tutti perché io dalla prossima settimana fino a fine agosto non riuscirò ad accendere la PlayStation, perché tra ferie e riprendere a lavorare e varie cose non riuscirò a registrare. Quindi vi lascerò senza video assolutamente no, tranquilli, ma non saranno 4 video, non sarà più lunedì, martedì, giovedì e venerdì video gratuiti, ma saranno due. Saranno due. E penso che farò lunedì e venerdì, per il semplice motivo che così chi è abbonato fa lunedì video, martedì no, mercoledì video, giovedì no, venerdì video. Quindi faccio tutti i giorni dispari, lunedì, mercoledì solo per gli abbonati e venerdì per tutto agosto. Poi da settembre ripartiamo con lo stesso programma. Questo perché non sono riuscito proprio a livello di tempo a preparare tutti i moduli per i miei abbonati, a preparare tutte le squadre che sono già pronte per, diciamo, i video solo per chi è abbonato. Insomma, ho dovuto preparare un sacco di moduli e porta via tanto tempo. Non sono riuscito a registrare. Questo video che vedete oggi l'ho registrato proprio al mattino e in più devo smantellare tutto appunto l'impianto nuovo della mia DSL perché è montato tutto con i cavi all'aria e lo devo sistemare completamente e mettere tutta la scrivania e la postazione nuova che ho a posto, perché sennò io non ci sto bene. Sono maniaco dei cavi, non ci devono essere cavi in giro e quindi devo sistemare tutto e mi porterà via un sacco di tempo. Quindi per vari motivi, anche perché andrò via proprio in vacanza, quindi diventa anche lì un problema a gestire e quindi ragazzi preparerò dei video ma solo 2 a settimana. Questo per tutto agosto. A settembre ripartiamo con come al solito. Poi quando inizierà il nuovo anno, il nuovo eFootball, non so se porterò anche un altro gioco di calcio, probabile, vorrà dire che poi dividerò un po' i video a seconda del flusso anche dei giochi, di come vanno. Ok? Comunque non preoccupatevi che eFootball 2025 non lo ci sarò sempre su eFootball, ragazzi, ok? È il principale gioco del canale. Almeno per adesso sicuramente. Va bene ragazzi, io vi saluto, questo è il modulo di Francesco Napoletano, spero che ti stia trovando bene, io mi trovo molto bene nonostante non è il mio tipologia di gioco con i tre trequartisti, ma cavoli se gira bene. Io ragazzi vi saluto, ah non abbiamo visto il contropiede veloce perché non era il caso e in prima divisione c'era stare un po' attenti, però il contropiede veloce ragazzi è uguale ma solo più veloce e attenzione, possiamo subire molti più gol perché è più difficile difendere. E niente ragazzi, io vi saluto, lasciate un bel like, lasciate un bel commento, fatemi sapere cosa ne pensate, ringraziate anche voi se vi piace questo modulo, comunque Francesco Napoletano perché poteva tenerselo tutto per lui, visto che comunque lui ha speso per avere questo modulo, ma comunque ha voluto condividerlo con tutti noi. Lo ringrazio anch'io personalmente, grazie Francesco Napoletano e grazie a tutti voi del supporto che mi state dando e grazie a tutti gli abbonati, siete veramente fantastici. Grazie a tutti ragazzi, a presto.
in settimana potrebbe esserci, forse, ma penso di sì, spero, la live dei 1000 iscritti. Siamo oltre i 1100 iscritti, però non sono mai riuscito a fare la live, la faremo. Spero di farla sta settimana e di non farmi sfuggire il tempo. Io ragazzi vi saluto, un grosso abbraccio e ci vediamo quindi mercoledì per gli abbonati e venerdì per l'altro video, diciamo, gratuito per tutti. Va bene, domani, giovedì, niente video perché se no non ci riesco a stare dietro. Io vi saluto, un grosso abbraccio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!